coraggio e alzati in volo. Rilancia la sfida. Affrontalo. Arriva da lontano la storia raccontata domenica scorsa nella Pieve di Arezzo, addirittura dal XIII secolo. A narrarla è stata Claudia Coll, protagonista e regista dello spettacolo In musiche e parole, scritto a quattro mani da due suore carmelitane. Parla della storia di Sant'Alberto di Gerusalemme, un vescovo che ha vissuto anche un momento difficile nella storia della Chiesa. Con l'invasione dei Saraceni era vescovo di Gerusalemme, ma non poteva esercitare il suo ministero in Gerusalemme perché era conquistata dai Saraceni. Quindi è una storia difficile dove lui è stato un uomo di pace, di dialogo, e l'abbiamo così raccontato attraverso anche le parole di Papa Francesco, per cui due uomini a confronto, ma due uomini di Dio. Spettacolo per l'occasione non poteva che far rima con beneficenza. L'evento ha infatti contribuito al progetto L'Albero Carmelitano dell'Associazione Nel Segno del Carmelo, che prevede una collaborazione alla costruzione di un ospedale in Burundi, all'attuazione di un percorso musicale per giovani e bambini in Brasile ed infine al recupero del primo eremo carmelitano in Terra Santa. Sono tre progetti di solidarietà. Attraverso questo progetto noi vogliamo raccogliere fondi per tre, diciamo, progetti di solidarietà, ma speriamo anche di farne un musical più articolato. Questo è semplicemente, diciamo, uno spunto, ma le canzoni sono bellissime e quindi sulle canzoni sono stati costruiti anche i momenti scenici che raccontano la vita di Sant'Alberto. Speriamo di farne un musical più complesso. E il Papa un giorno lo nomina patriarca di Gerusalemme. La situazione in Terra Santa è così grave che c'è bisogno di lui, della sua capacità di mediare e pacificare.